Salve a tutti, io mi chiamo Barbieri Rachele, sono una studentessa del corso di Scienze della Formazione Primaria dell'Università Bicocca di Milano e oggi sono qui per parlare della mia personale esperienza a proposito della didattica a distanza, sia come studentessa di un percorso di tirocinio, sia come insegnante del medesimo percorso di tirocinio, in una classe seconda di scuola primaria. È un tirocinio che prevedeva dei momenti di formazione a Milano, seguita da un tutor, e dei momenti invece di insegnamento vero e proprio all'interno della classe e che prevedeva anche l'attuazione di un progetto pensato da me in base al contesto in cui sono stata inserita, da presentare ai bambini nel mese di marzo. Da marzo a giugno. Ovviamente questo progetto, pensato nei mesi precedenti, è stato bruscamente interrotto a causa dell'emergenza coronavirus e la reazione, diciamo, iniziale è stata quella di panico e di smarrimento perché ovviamente tutto il mio percorso è stato ridimensionato. Io avevo in previsione un progetto di laboratoriale di arte e ovviamente quindi inizialmente mi sono chiesta che cosa potessi fare. Non avevo mai avuto esperienze precedenti con la didattica a distanza, con il digitale, quindi devo dire che di fondamentale importanza è stato per me il confronto con il gruppo di tirocinio. In diretto, il mio tutor ha immediatamente utilizzato una piattaforma Meet che ci ha permesso di confrontarci, chiarire i dubbi. Abbiamo creato anche delle cartelle in cui inserire delle buone pratiche, in cui ognuno ha inserito degli strumenti, delle modalità di didattica a distanza che per me sono stati fondamentali perché io purtroppo non conoscevo. Difatti, ora per i bambini stiamo pensando di utilizzare una Classroom o comunque registro elettronico invece che i classici gruppi WhatsApp oppure delegare il rappresentante dei genitori, perché io e le mie colleghe siamo d'accordo comunque sul fatto che per questo momento in particolare sia importante per i bambini vederci, vedere l'insegnante, non farli sentire né abbandonati né in vacanza, perché questa non è una vacanza, l'istruzione deve continuare perché è un diritto fondamentale per tutti e ringrazio quindi che esistano la possibilità, che esista la possibilità comunque di continuare a fare didattica attraverso l'utilizzo di queste applicazioni. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che non bisogna prendere la didattica a distanza come una situazione di stallo, è un modo per poter poi creare un'opportunità per arricchirci e presentare una serie di compiti o di capitoli che i bambini devono fare da soli essenzialmente, perché sono da soli, per poi finire il tutto con un'interrogazione, comunque magari online, per me non è una didattica alternativa, una didattica basata sulla socializzazione, è un semplice fare didattica frontale in un modo diverso. Quindi questa didattica a distanza potrebbe essere una grande opportunità se impariamo ad utilizzarla bene. Quindi, oltre ai semplici compiti, anche dei video in cui un insegnante legge un libro o un insegnante aiuta i bambini a magari organizzare la giornata, anche educare, non soltanto insegnare, dei tutorial è importante. Quindi, pollice in su per la didattica a distanza, per la didattica alternativa, ma con la consapevolezza comunque di utilizzarla bene.